Per il gruppo B in campo anche Krasnodar e Ajax con la testa di serie di questo gruppo B, cioè il Krasnodar, l'Ajax che però ben aveva fatto nella scorsa edizione, la prima edizione del Venice Champions Trophy, e allora subito forte parte la squadra olandese con questo tentativo ben parato poi dal portiere Sheremet del Krasnodar. O'Neill inizia a dare spettacolo con Adu, qui tenta un tiro al volo, non era facile con il pallone che arrivava da dietro, ancora con Adu col sinistro, perfetta la chiusura di Sheremet in parata acquistica con i piedi, va a chiudere lo specchio della propria porta sul conseguente calcio d'angolo. Guardate qui che cosa si inventa con questo gol olimpico O'Neill, che calcia direttamente in porta, palo gol, davvero molto bello balisticamente il gol di O'Neill, che poi ha fatto vedere delle cose ottime come ad esempio l'altro corner sul quale si avventa con Adu per il colpo di testa, e allora è 2-0 per l'Ajax dopo 18 minuti, segna anche con Adu sempre da calcio d'angolo, questa volta l'assist di O'Neill. C'è ancora una chance poi nel primo tempo con Sheremet, però che riesce a contrastare, evitare il colpo del 3-0 che poi arriverà nel secondo tempo con il gol di Winters. Prima colpisce, poi la risposta di Sheremet, poi di testa lo stesso Winters riesce nel tap-in che vale il 3-0 per l'Ajax. Ajax che ha vinto bene dominando questa partita contro il Krasnodar.